Buongiorno. Buongiorno a tutti, carissimi. Oggi è grande Stefix, oggi siamo a fare la puntata in diretta. Ste 65 minuti c'hai. Scorretti, oggi qui a Santa Marinella con le comparse Tamaglio e Cimbo di cazzo coglione. Pur di company. E company. Esatto, siamo in diretta, Ste. Siamo a fare una puntata lampo da Santa Marinella, non ci perdiamo nessuna notizia, anzi, raddoppiamo, triplichiamo, quadruplichiamo oggi con i tre miei amici e con Stefano, Matteo, Piero e Francesco. E vai. Siamo in forma sbagliante, oggi comparsa Fiction e le due leggi, giacca e cravatta, in un matrimonio, belli come il sole. Non potevamo, guarda la gravina camicia come si è disordinata. Dopo pranzo, dopo aver che dici, Frank? Che dici, Frank? Apposta, allora che dici, ti piace politicamente scorretto? Ma allora mi ha molto divertito, poi tutte queste puntate che le ho fatte fino a mo. Mettiti dentro lo schermo. No, pazziamene poco. È molto coinvolgente. Aste, che notizia hai letto stamattina sul giornale? Hai letto qualche notizia che ti ha colpito? Qualcuna interessante su cui dibattere un po', qualche presa in giro? Dibattere o abbattere? Abbattere. Allora, abbattiamo. Sentiamo. Ecco un altro bomber dietro di noi. Specifichiamo per favore. Rugby male. Altri sport. Sport da veri uomini. Mi butta direttamente allo sport e mi fa notare un articolo di Gabriele Tossio che dice: Civitecchia Calcio, una squadra non di ricamatori ma piena di virtù. Cioè, tu qua mi servi proprio sul tavolino. Che devo? Dimmi. Nel passato un di tempo. Un commento molto soft, soft. Guarda che ti dico, che io sono contento alla fine per Civitavecchia, pure se non si sono comportati bene. Quale quasi da abbacchiato, perché comunque non si sono comportati bene con me. Io voglio bene comunque, spero che esatto, se salvano. Giusto. Io do un bacione a Gabriele Armista, diplomatico al massimo, niente, per niente scorretto. No, grandi no, Civitavecchia. No. Poi vediamo un po', parliamo di altri sport, va, visto che oggi mi hanno. Niente, vedi, pure il giornale vedrà scura. Pure il giornale. No, al palazzetto dobbiamo rabbiare l'acqua, la serata organizzata da Emanuele Feuli sarà un galà di K1 e Muay Thai. I fratelli Feuli, oh, Emanuele Feuli, vede, pure David c'è, cioè, tutte e dai, due. Bocca al lupo, sia per Muay Thai che per K1. Ah. Questi sono sport seri, no? Come dei femmine, come quel ragazzo dietro che vedete inquadrato. Ogni volta c'è. Vi invito. Ci invita sempre ad fare una prova di rugby, ma noi forse non ci arregge la pompa, perché siamo uno sport di femminucce. Poi che dice? Invece avete notizie proprio pratiche, proprio a livello cittadino. Siamo la provincia. Il consulente misterioso finisce sotto inchiesta. Ancora bomber Di Martino ha redatto la gara appalto per comparto turistico. La procura della Repubblica ipotizza anche per lui il reato di corruzione. Se Terme succede un po' un casotto, non sappiamo cosa stanno facendo. C'è chi dice che questo caso Terme fosse incluso nella diatriba di Talcementi e nelle larghe intese, ma noi staremo lì alla finestra a vedere. Vero Mezzo? Ma ti sei cruzzo proprio. Poi, l'università, questa è importante, la Fondazione Carici, basta. Questo ci crede. Mi stavi dicendo questa mattina. Tu sei prima con 3 corsi di laurea. Quindi questo è importante, sì, ci recchia pure l'università, ma no, io invio 4 lauree, perché almeno quali... non me la devi aggiungere. Buona idea. Vero Pia? Almeno non abbiamo quali corsi? Non ci abbiamo i soldi per andare a Roma. Giusto. Siamo in diretta su Politicamente Scorretti. Si fa un saluto qui dal Santa Marinella. Sì, calcio. Siamo noi l'unico. L'attrice Rossana Moscatelli, l'attrice Sara Galizia, l'attrice Marianna Galletti, tutte in forma con noi. Leggo anche qui. Anzi, guarda, lo faccio vedere. Sta qua. Il 7 con la Ricci, ieri alla Marina, oggi a Santa Marinella. Siamo noi. Buonasera, guarda le donne, la presidentessa di Donne in Movimento, Marianna. Anche lei fa parte del consiglio direttivo. Vogliamo ribadire che l'unico vero gruppo di comparse siamo noi e non diffidate dalle imitazioni. Dobbiamo spiegarci. I bus urbani cambiano strada, Maglio. Ciao. Questa cosa dobbiamo studiarla insieme, perché non lo so come è andata a finire. Accorpare le linee meno frequentate, tu dici invece di tipo card, qui si va avanti invece di andare, si va indietro invece di andare avanti. Indietro, avanti, avanti, indietro. Oh, io frato, prego Ante Camorra, infammo traiano, oi, sto via Ante Camorra, questo, fate a te. Non me nassi cosa... Chi dice sparo, oi, ci chiama 081, pronte, parli con il signore Tamaglio. 4 compattatori rotti, raccolta rifiuti a rilento, solita monnezza, in giro.
E poi il seguimento al centro, ma era un'auto di scorta. Il seguimento, fra, come piace a te. E poi basta, dai, veloce, dobbiamo andare via, dobbiamo ricominciare a girare. Noi ce ne andiamo, continuiamo la giornata lavorativa. Ciao, salve, questa sarà la prima e ultima puntata. Chissà, è l'apparizione spontanea dei miei grandi amici. Sì, brevi e concisi. Ci sarà un'altra prossima volta. Un zippetto. Va buono, un'altra zippetto. Un viaggio boxer. Ciao, Ghiaccio boxer, ti ricordi? Ciao! E mi ricordati?